Torna come ogni anno la mostra scambio promossa dall'Associazione Amici della Paraplegia. Quest'anno una novità, non sarà più a Osnago ma alla Riofiere di Erba. La manifestazione si svolge questo fine settimana, il 21 e il 22 di settembre. L'evento si svolge, si apre sabato alle 9 e praticamente durante la giornata si vedranno veramente dei gioielli unici al mondo presenti in fiera. Il sabato alle 4 inizierà un bellissimo concorso di eleganza abbinato a 29 macchine con 29 modelle di abiti d'epoca, e la domenica si svolgerà il tradizionale, prima si chiamava passeggiate d'estate perché facevamo sempre in primavera, adesso capitiamo proprio il giorno del 21 che è l'inizio dell'autunno. L'augurio, sempre che le previsioni sono belle, mi stanno chiamando da tutte le parti che vogliono partecipare a questa bellissima iniziativa, e tutto lo scopo di sostenere la ricerca sulle lesioni del midollo spinale. L'augurio è quello di sempre di promuovere e far conoscere cosa vuol dire la parola paraplegia o tetraplegia. Io l'invito che vi faccio a tutti di partecipare, perché Erba è una signora fiera che merita, diciamo, di essere visitata per questa iniziativa. Abbiamo organizzato una sfilata di auto e abiti d'epoca. L'inizio della sfilata sarà alle 16 di pomeriggio. Abbiamo legato le bellissime auto d'epoca, la prima vettura è una Citroen B2 del 1924, alle modelle e agli abiti d'epoca. Racconteremo in questo modo il collegamento che c'è e c'è sempre stato fra le auto e il modo di vestire delle signore. Un'altra novità: sarà possibile per il pubblico partecipante votare le auto e decidere quale vettura merita il premio per la miglior vettura, la vettura che piace di più al pubblico.